Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Eccolo qua il video odierno, cari amici. Attrici porno tra miseria e nobiltà. Vedete che bello questo volto, cari amici? Si trova sul settimanale e panorama del 28 maggio 2010. Vedete? Panorama del 28 maggio 2010 e il volto è un volto molto bello, cari amici. È il volto probabilmente di una pornostar. Non so chi sia questa bella pornostar, non so chi sia, però sembra che anche le pornostar, sia donne che uomini che fanno le pornostar, piangano miseria, piangano miseria. Ecco il titolo del video: Pornostar tra miseria e nobiltà. Il fatto è che c'è sempre qualche mio amico che mi informa sulle notizie strane di questo mondo. È la volta di questo amico, vedete? Vedete che bello l'avatar di questo mio amico Griffon 980. Che cosa è andato a scovare? Cosa è andato a scovare? È andato a scovare il risultato di una ricerca che poi è apparsa sul quotidiano online, Blitz Quotidiano. E allora, in questa ricerca si dice che le donne più felici, le donne più felici, risposta, le pornostar, almeno, stando a quanto sostengono gli psicologi dell'Università di Shippensburg, della Università Femminile del Texas. Ah, si tenga presente che si tratta del quotidiano online Blitz Quotidiano, e in data recente, 26 novembre 2012, qualche giorno fa, la notizia recente, quindi il risultato di questa ricerca universitaria è recentissimo. Secondo questa tesi, la tesi di questi ricercatori, di questi psicologi dell'Università di Shippensburg in Texas, secondo questa tesi le pornostar avrebbero maggiore autostima, pensieri positivi, supporto sociale, soddisfazione sessuale e persino più spiritualità delle non pornostar. Dai dati raccolti dai ricercatori viene fuori il ritratto di una donna, la pornostar, che generalmente ha il suo primo rapporto tra i 15 e i 17 anni e in media, oltre ai partner di lavoro, hanno avuto in media 75 uomini. Le pornostar godrebbero di più del sesso e sarebbero più disinibite e più propense a rapporti con entrambi i sessi. E fin qui nessuna sorpresa, ma secondo lo studio americano avrebbero anche più energia e allo stesso tempo riuscirebbero a riposare meglio. Ma pensate un po' voi, a differenza di molte donne coetanee, spesso hanno relazioni durature. Molti di loro sono sposate e solo il 44% di loro è single. Beh, allora, siccome mi è parsa molto strana questa ricerca, con questi risultati, io ho fatto anch'io la mia ricerca, ho fatto, e per cui sono approdato sul numero del settimanale Panorama del 28 maggio 2010, 28 maggio 2010, d'accordo, cari amici? Lo potete andare a vedere anche voi sul web, perché il web vi rivela tutto. Vedete, cari amici, questo è Panorama del 28 maggio 2010. C'è questa foto di questa bella donna, credo che sia una pornostar, non so come si chiama, e che si scrive, dunque, c'è la crisi, anche il porno piange miseria. È del 2010, immaginiamoci adesso alla fine del 2012, la miseria è ancora aumentata. Intervista a Silvio Bandinelli, regista e proprietario di Showtime, Tempo di Spettacolo, una delle più grandi case di produzioni di film hard in Europa. Cosa dice?
Il nostro settore è agonizzante, come ogni impresa nell'Occidente, come ogni impresa, anche il settore del porno è agonizzante per colpa della recessione e della pornografia online gratuita. Ma quante volte l'ho detto ai giovani? L'ho detto ai giovani che chi ha deciso di intraprendere la strada di pornostar negli ultimi anni ha fatto una scelta sbagliata, perché oggi abbiamo la pornografia online gratuita. E di che vive una pornostar se non dei biglietti d'ingresso di coloro che vanno a vedere i suoi spettacoli, d'accordo? E di che vive? Ma se c'è la pornografia online gratuita, nessuno ci va più al botteghino a pagare il biglietto, perché queste cose si possono vedere gratuitamente sul web. Ora dice: in Italia siamo rimasti in due a fare film porno. Eccolo qua. Quindi il DVD porno, dunque, è in via di estinzione. E certo, ma chi è che va a comprare un DVD porno? Se uno con un click può vedere tutto il porno che vuole gratis. E questa è un'inflazione, capito? E c'è un'inflazione di video porno, migliaia, centinaia e centinaia di migliaia di video porno. Per cui chi ha intrapreso, quelle ragazze che hanno intrapreso la strada per fare la porno star, per vivere spogliandosi, facendo le cose brutte, in questi ultimi anni hanno fatto una scelta fuori tempo massimo. E la crisi colpisce tutto, colpisce pure questo settore, capito? Allora, questa ricerca qua, questa ricerca di questa università femminile del Texas, questa ricerca è una ricerca anch'essa fuori tempo massimo. Non tiene conto del fatto che anche l'industria del porno è in crisi. Cioè, le ragazze, poi ho visto anche che o non sono pagate nulla, fanno le porno attrici solo per apparire sulle riviste, o vengono pagate 4 soldi. In ogni caso, è scritto qua: il nostro settore è agonizzante per colpa della recessione e della pornografia online gratuita. E continua: a quanto ammonta il danno per voi? Chiede il giornalista di Panorama. Il nostro fatturato è diminuito del 50%. E quindi non c'hanno più soldi per pagare le pornostar per fare i DVD hard, chiaro, no? La maggior parte degli attori e delle attrici porno non lavora più o ha cambiato mestiere. Beh, è questo che parla. Questa intervista la potete andare a leggere pure voi, amici miei, potete andarla, vedete qual è il numero di Panorama, magari eccolo qua, andate a leggere pure voi. Allora, cosa dice questa ricerca qua di questi ricercatori o ricercatrici di questa università di cui parla il quotidiano online Blitz Quotidiano? Se sono in miseria non è che possono essere felici. Sono felici perché hanno tanti rapporti sessuali? Vabbè, ma pure le donne normali possono avere tantissimi rapporti sessuali. Va bene? Ci mancherebbe altro. La società occidentale è piena di separazioni legali, di divorzi, di coppie che si formano, poi che si sfasciano e si riformano e via di seguito. E poi chi fa l'attrice porno fa un mestiere, fa... E non è che c'ha un orgasmo ogni volta che gira una scena, perché vi ho già dimostrato che questo ho fatto per voi il video intitolato Donne urlatrici a pagamento, mi pare Donne urlatrici a pagamento, perché nei video porno su YouTube le vedete tutte urlare dal piacere. E vabbè, ma urlano a pagamento perché stanno sotto lo sguardo della cinepresa, urlano, e probabilmente più urlano e più prenderanno qualcosina.
Il loro mestiere oggi è diventato quello delle urlatrici. Per cui sono notizie contrastanti. Qua abbiamo questa notizia in cui veniamo a sapere che coloro che fanno, le donne che fanno le porno star sono più felici e via di seguito. Però già era stato detto 2 anni fa che il mondo del porno piange miseria, piange miseria. Allora se piange miseria, come fanno a essere felici? Vedete le contraddizioni, cari amici? Perché poi chiudo, perché se tutte le donne scegliessero di fare le pornoattrici, tutte le donne, ogni donna non avrebbe più di uno, due o tre clienti. E quindi, se tutto va bene, dice, beh, ci sono quelle belle che ne hanno di più, e no, quelle belle tenderebbero a farsi pagare di più, per cui gli uomini tenderebbero ad andare con quelle un po' meno belle, quindi insomma il numero dei clienti sarebbe lo stesso, basso. Se tutte le donne fanno questo mestiere, che noi chiamiamo il mestiere più antico del mondo, e poi beh, la fetta di guadagno diventa sempre più assottigliata, più assottigliata, più assottigliata, per cui ogni donna capisce che tutto sommato, ecco il patriarcato come è fatto il patriarcato, tutto sommato quasi quasi il male minore è il matrimonio, quasi quasi il male minore in patriarcato per ogni donna è il matrimonio monogamico patriarcale. Capito dov'è la contraddizione di tutta la questione? Intanto c'è interno al patriarcato, vediamo come sono contraddittorie le notizie che ci vengono date. Prima ci viene data la notizia che sono donne che stanno tanto bene al mondo, una ricerca universitaria, pensate voi. Però intanto quelli del mestiere ci dicono che si piange miseria. Dico che si piange miseria. Ok, cari amici? Ecco, questa è la situazione, cari amici. Se tutte le donne del mondo scelgono il mestiere di fare le porno star, ciascuna di loro ha un guadagno che è infinitesimale. E già oggi questa è la situazione, già oggi. Il nostro settore è agonizzante, dice un esperto del mestiere, un industriale del mestiere. Il nostro settore è agonizzante per colpa della recessione e della pornografia online gratuita. Ecco, cari amici, questa è la situazione. Per cui in patriarcato le donne, tutto sommato, trovano più conveniente il matrimonio monogamico patriarcale o comunque una convivenza. Va bene, cari amici? Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.